Gentili ascoltatori di Radio Sarso, buonasera, nuovamente in diretta da 22.39 con il notiziario locale Montepulciano Notizie. In studio sempre Massimo Brunella, saluto gli amici che ci seguono da radiovaldichiana.it. Iniziamo con la prima notizia, dunque parliamo del Bruscello. La presentazione del Bruscello 2018 in concomitanza con le celebrazioni dei 500 anni della fondazione della Chiesa di San Biagio. Il 19 maggio alle 17 ci sarà la presentazione dell'edizione 2018 del Bruscello, che quest'anno sarà intitolata San Gallo 2018, il Tempio Poliziano. Durante la serata, che si svolgerà dentro a San Biagio, saranno anche eseguite delle arie del Bruscello 2018 e illustrati alcuni passaggi salienti del testo. Ed è tutto, si concluderà con un piccolo rinfresco ed un brindisi sotto il loggiato della canonica. Commedia, la badante del Paraguay. Al Teatro dei Concordi di Acquaviva, sabato 19 e domenica 20 maggio alle 21.15, una commedia brillante di Riccardo Lorenzetti. In scena il gruppo teatrale dei Quattro Gatti di Gracciano. Prenotazioni e prevendita dei biglietti presso Arredo Culicchi, via Figli Braschi 71, scusate, Acquaviva. Dunque c'è anche il telefono, se qualcuno volesse avere delle informazioni, 0578 76 75 62, dalle 17 alle 19.30. Dalla guerra alla pace, un convegno e una mostra per il centenario della Grande Guerra. Nel quadro degli eventi celebrativi del centenario della Grande Guerra è stato organizzato un convegno dal titolo Dalla guerra alla pace, storia militare, politica e sociale dell'Italia alla fine del primo conflitto mondiale 1917-1919, che si svolgerà in Fortezza il 25 e 26 maggio. In questi 2 giorni sarà possibile visitare anche una mostra fotografica con oltre 500 immagini intitolata Prima Guerra Mondiale e Società Civile. Per la giornata del 26 maggio, dalle 9.30 alle 15.30, è previsto anche un annullo filatelico, Centenario Prima Guerra Mondiale, a cura dell'Associazione Arma Aeronautica. Mostra d'arte collettiva in Fortezza. 11 turisti, 9 del territorio e 2 americani per una collettiva d'arte che è ospitata dalla Kennesaw State University nella Fortezza di Montepulciano, unica sede italiana di questo prestigioso ateneo americano. Una bella e interessante iniziativa finalizzata ad integrare ancora di più i rapporti e le relazioni tra la KSU ed il territorio, che così amichevolmente ha accolto docenti e studenti. L'apertura al pubblico è dal 19 maggio al 26 agosto 2018, il venerdì orario 15-19, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, quando non ci sono attività didattiche. Il luogo è dato dalla galleria, dal primo piano del chiostro, dal 19 maggio fino al 26 agosto 2018. Poi abbiamo la festa di primavera a Montepulciano Stazione, 20ª edizione di questa festa che si svolge a Montepulciano Stazione da venerdì 25 a domenica 27 maggio. Ottima gastronomia del territorio, musica, ballo e divertimento per tutti. La domenica una grande fiera merceologica anima tutte le vie della frazione. Il Tempio di San Biagio dopo Antonio da San Gallo, storia e restauri. Dal 22 aprile al 4 novembre, un evento espositivo di grande rilevanza per celebrare in modo adeguato il quinto centenario dell'edificazione del Tempio di San Biagio, uno dei più celebri capolavori dell'architettura rinascentale italiana. Scusate,
rinascimentale italiana. Per l'occasione è stato rivisto e riproposto l'arredo originale interno della chiesa, realizzato a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento, secondo le nuove regole emanate dal Concilio di Trento in materia di apparato liturgico e di arte sacra. La mostra presenta anche una sezione documentaria che ospita immagini, dipinti, incisioni, piante e prospetti all'interno, prima della distruzione degli altari, che saranno rinnovati successivamente. Per qualsiasi informazione potete comporre questo numero 0578, il prefisso 71 95 26, oppure 71 70 62. Leonardo da Vinci, Anatomie, macchine, uomo, natura. Dal 21 aprile al 7 ottobre la fortezza di Montepulciano ospita una mostra che mira a mettere in luce uno degli aspetti più innovativi dell'opera del genio leonardesco, per il quale macchine, corpo umano e natura sono governati dalle medesime leggi universali. Un'idea che trova espressione in una serie di magistrali disegni che segnano la nascita della moderna illustrazione scientifica. La mostra si articola in sezioni dedicate all'anatomia delle macchine, agli studi sul corpo umano, alla geologia e all'architettura. Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, l'ingresso, lo ricordo, è di 5 euro. Anche qui, se volete maggiori informazioni, potete consultare il sito internet leonardoanatomie.it. Ecco, ve lo ripeto, leonardoanatomie.it. Abbiamo ancora una notizia, questa ricordo è sempre Radio Science, state ascoltando il notiziario Montepulciano Notizie. Visita alla torre del Palazzo Comunale. La torre del Palazzo Comunale è aperta al pubblico tutti i giorni con orario 10-18. Si può accedere alla terrazza, biglietto è 2,50 euro, o salire fino alla cella campanaria con euro 5, godendo da qui di una vista stupenda sulla Val di Chiana e spaziando fino a Montalcino, Pienza e al Monte Amiata, con una prospettiva mozzafiato su Piazza Grande e su tutto il centro storico di Montepulciano. Sono previsti anche sconti per gruppi di almeno 10 persone. E anche qui, per maggiori informazioni, potete consultare il sito internet prolocomontepulciano.it. Dunque, vi ricordo, per maggiori informazioni su tutto questo, ma non solo, anche di tutta la Val di Chiana, della bassa Toscana, oltre naturalmente anche a tutta la regione, potete sintonizzarvi, per coloro appunto ci ascoltano in quelle zone, sulla televisione, sulla storica emittente da Chianciano Terme Teleidea, sulla frequenza del 190, che appunto all'interno dei suoi telegiornali, ricordo l'edizione principale delle 19, e potete, 19.30, potete praticamente se seguire tutte le varie iniziative sulla zona della Val di Chiana, iniziative culturali, folcloristiche, quindi conferenze, eccetera. Ecco, questo è quanto. Allora, 22.47, termina qui il notiziario di Montepulciano, ovvero Montepulciano Notizie, redatto, scusate, lettura in studio di Massimo Bonella. Saluto anche gli amici che ci seguono dalla locale Radio Val di Chiana, che è sempre parte del circuito Radio Sesso. Grazie per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.